Buonasera e benvenuti al TG. Il segretario generale della Dieta Democratica Istriana Giovanni Sponza e la deputata del partito Katarina Nemeth hanno avvertito che è stato difficile per i membri della comunità nazionale italiana esercitare i loro diritti di voto aggiuntivo in queste elezioni. Pertanto hanno invitato i loro connazionali a esercitare il loro diritto il 16 maggio e chiedere al seggio elettorale il voto per i rappresentanti della minoranza italiana. Vale a dire, la novità di queste elezioni è che i membri della minoranza potranno scegliere i loro rappresentanti su liste speciali. In passato potevano farlo sulla lista generale o di un partito su cui si trovava il nome del candidato della minoranza. Pertanto, oltre a poter votare per i candidati per gli incarichi a vice sindaco, sindaco, prefetto, nonché per le assemblee comunali e regionali, i membri della comunità nazionale italiana hanno anche il diritto di votare i loro candidati alla carica di deputati su un elenco speciale. Tuttavia, su indicazione della Commissione elettorale nazionale, i membri dei seggi elettorali non sono tenuti a offrire una scheda elettorale per l'elezione di un deputato tra la fila della comunità nazionale italiana, ma i membri della comunità nazionale italiana dovranno richiederla da soli. Dalla Commissione elettorale nazionale è arrivata l'informazione ai membri dei seggi elettorali che non sono in obbligo di offrire le schede per la votazione speciale per i nostri connazionali italiani. Ciò vuol dire che il votatore, quando viene sul posto del seggio, deve richiedere da solo il listino. Noi appelliamo ai nostri cari italiani, membri della nazionalità italiana, che quando vengono sul posto richiedono le schede per la votazione per i vice sindaci e la vicepresidente della regione, perché su questo hanno il proprio diritto. In questo modo, costringendo gli elettori a richiedere da soli la scheda elettorale, la minoranza viene discriminata. Gli elettori che si recano alle urne non dovrebbero essere costretti a richiedere la scheda elettorale a cui hanno diritto legalmente. Lo consideriamo ingiusto perché tutti i cittadini nel processo elettorale dovrebbero essere equi. Vogliamo credere che questo atteggiamento e questo approccio non siano legati al prossimo censimento generale della popolazione nella Repubblica di Croazia. La Dieta Democratica Istriana sostiene e promuove da ormai 30 anni i diritti della comunità nazionale italiana. La possibilità giuridica del popolo istriano autoctono ad un voto aggiuntivo per i membri della comunità nazionale italiana è di fondamentale importanza. Per questo chiediamo a tutti gli elettori di nazionalità italiana iscritti nel registro degli elettori di cogliere ed esercitare il loro diritto al doppio voto. La Commissione elettorale nazionale ha notato che il diritto al doppio voto per le elezioni del vice sindaco e vicepresidente della regione in quota comunità nazionale italiana non è una novità. Infatti venne praticata anche alle elezioni precedenti. Domenica 16 maggio si terranno le elezioni amministrative. Recatevi a votare. Votate per il partito che esprime meglio le vostre identità. Votate per il vostro sindaco o per il vostro presidente della regione. Votate soprattutto per i vostri rappresentanti in qualità di vice sindaci dei comuni e delle città in cui questo diritto è previsto. Votate per il vicepresidente della regione istriana. Chiedete al seggio elettorale vi sia consegnata la quinta scheda per eleggere il vostro vicepresidente della regione, chiedete, se lo prevede il vostro comune, città, anche la sesta scheda per votare il vostro vice sindaco. È un diritto importante, recatevi a votare, recatevi tanti a votare, la forza è importante, il numero di coloro che si recheranno a votare. Quindi, care e cari connazionali, domenica 16 maggio recatevi massicciamente a votare. Notizie flash.
Il ciclo di mostre Navi affondate continua oggi al Museo della Città di Rovigno. Sarà aperta la quarta mostra Baron Gauch, la prima vittima della Grande Guerra in Istria 1914. Il relitto della nave Baron Gauch è distante appena 6 miglia nautiche da Rovigno e gli allora abitanti di Rovigno furono per mesi testimoni del rinvenimento di oggetti emersi in superficie. Sono aperte le iscrizioni dei bambini di età prescolare nell'asilo Peter Pan di Gnano per l'anno pedagogico 2021-2022. Le domande per l'iscrizione nelle scuole dell'infanzia si presenteranno fino al 21 maggio e la richiesta di iscrizione si può scaricare sul sito www.dvpeterpanvognan.hr. Alla città di Parenzo è stato approvato un importo a fondo perduto di 500.000 cune per il progetto investimento nella struttura della scuola dell'infanzia Sbandati. Anche questo progetto è uno dei punti della politica demografica della città di Parenzo che porta risultati positivi. Nel servizio che segue andiamo nel comune di Visinada per parlare della grande tradizione distillera istriana. Sono sempre di più in regione i produttori di distillati che danno un valore aggiunto al lavoro nelle vigne. Gli alambicchi per la grappa non si vedono proprio tutti i giorni. Diciamo che sono parte del folklore locale e vanno a rimpinguare la ricca tradizione dei nostri predecessori. Ora diventano di tipo industriale, ma le ricette sono sempre quelle di una volta. Ci siamo recati nel comune di Visinada, più precisamente nel piccolo abitato di Baichini, dove la tradizione della produzione del vino e delle grappe ha sempre avuto un particolare peso. Ed è presso la distilleria Rossi che troviamo uno degli alambicchi più grandi in Istria, parte di quella ricca tradizione di cui parlavamo prima. Dalle parole del suo proprietario, il signor Marino Rossi, veniamo a sapere che si tratta del più piccolo degli alambicchi di tipo industriale, ma in fatto di dimensioni supera di molto quelle dei suoi simili fatti in casa, che tanta grappa hanno fatto uscire. E di grappa ne è uscita anche da questo marchingegno che sta alla base della produzione di casa. Quella della distillazione in Istria è un'arte antichissima ed anche oggi non si può dire che abbia assunto le caratteristiche di massa. Quello che accade su questo fronte artigianale però potrebbe ricalcare l'evoluzione della produzione dell'olio d'oliva. In altre parole, i produttori nostrani potrebbero indubbiamente concorrere ad alti livelli in fatto di qualità, un po' meno invece in fatto di quantità. Ma come funziona un alambicco di tipo industriale che a qualcuno potrebbe magari sembrare un'astronave uscita da qualche fumetto? Sì, giusto. Sembra l'astronave. Allora, questo è un alambicco, è il più piccolo dei professionali, ma però tutto quello che ha un grande tipo a livello industriale, i alambicchi professionali, questo ha anche questo alambicco. Praticamente le vinacce, quando che si mettono dentro, è il mosto fermentato, è tutto in rame e tutto succede in rame finché esce la grappa fatta destillata sulla cannuccia questa qui, che è in inox. Questo è molto importante, che sia in rame per le distillazioni. Qui, quando che si mette dentro la vinaccia, di fuori è in contatto, non è in diretto contatto col fuoco, è a bagnomaria, che è molto importante. Come aggiunto dal nostro intervistato, segue la fase della redistillazione. Ma parlavamo di tradizione per fare il punto della situazione in questa piccola e laboriosa fetta d'Istria. Abbiamo contattato una profonda conoscitrice del territorio. Sono molto orgogliosa e contenta perché sul nostro territorio abbiamo una ricchezza enorme dei nostri connazionali, sia produttori di vino, sia produttori di olio e poi anche di affitto ville. Veramente è un paese non tanto grande ma ricco di queste cose. Abbiamo i produttori come Arman, Franz e Oliver, abbiamo i fratelli Rossi, ecco, dove ci troviamo in questa bellissima immagine di Baichini,
c'è Marino Rossi con noi, c'è il fratello Pino, poi abbiamo il signor Pilato, anche un grande produttore, la famiglia Sosic che fa anche produzione di tanti liquori e grappe, c'è la famiglia Gersini, c'è Ferenaz, Giulio, e poi abbiamo anche tanti produttori anche di olio d'oliva, ultimamente anche se è bene affermata la signora Rossi Rita, poi la famiglia Bonaiuto. E la lista della nostra presidente non è finita qua. Il comune di Visinada non manca inoltre di appoggiare i propri produttori autoctoni e lo fa con l'indizione di fiere unite alle presenze collettive sui materiali della Proloco. Da cosa nasce cosa, ma soprattutto sono gli individui a fare grande la tradizione che il territorio vanta. Questa settimana abbiamo visitato la comunità degli italiani Fulvio Tomizza a Omago. I progetti, le attività e come ci si arriga in questo periodo di pandemia, scopritelo nel servizio che segue. Una delle prime comunità degli italiani in Istria nasce nell'immediato secondo dopoguerra a Umago e viene chiamato Circolo Italiano di Cultura. I nostri attivisti di umaghesi hanno formato il circolo, fondato il circolo, che ha funzionato per un breve periodo e poi proprio per problemi di natura politica hanno dovuto abbandonare Umago e in un certo momento anche l'attività del circolo si è fermata per poi riprendere nel 51-52 con il allora presidente, storico presidente Gigi Grassi, e da lì praticamente fino ai giorni d'oggi, giorni nostri, non si è fermata più l'attività. La comunità è molto attiva e coinvolta in diverse manifestazioni di importanza sociale, però anche turistica. Importanti queste manifestazioni perché molto spesso partono proprio dal mantenere nel calendario delle attività e delle manifestazioni per promuovere le nostre feste tradizionali o popolari o importanti del luogo, così che posso dire o nominare e ricordare tutti la festa che organizziamo, la gita fuori porta del lunedì di Pasqua, Pasquetta, che tradizionalmente si organizza in una località fuori dal centro città, a San Pellegrino, la località di San Pellegrino, dove c'è la piccola chiesa che porta proprio il nome di San Pellegrino, il patrono di Umago, e quello è proprio un classico degli umaghesi di recarsi in zona per i picnic, passeggiate vicino al mare, proprio a Giubba San Pellegrino. Lodevole il fatto che molti bambini e giovani mostrano interesse nelle sezioni e nelle attività della comunità. Abbiamo tante sezioni dove i bambini più piccoli dai 3 anni e mezzo si includono, che è l'ora della fiaba e il coro dei più piccoli, e poi man mano che crescono passano ad altri laboratori, altre attività come i mini cantanti, la ritmica, poi la danza moderna, dove abbiamo incluse più di 70 ragazzine. E dunque, vista la numerosità delle allieve, ne abbiamo 5 sezioni divise in gruppi d'età, altrettanti ragazze dirigenti a capo della nostra maestra Elena Mrak, che è una nostra ragazza partita da lei stessa piccola danzatrice in comunità nella sezione giovani, e poi con vari studi e specializzazioni ha preso quasi professionalmente questa attività in mano. Un buon rapporto di collaborazione tra la comunità e la città è di gran importanza. Dal 2006 in realtà la città di Umago finanzia la nostra segretaria. Noi dunque siamo una delle poche comunità che ha la fortuna di avere la segretaria a tempo pieno, che è un grandissimo aiuto nell'organizzazione di tutta la vita della nostra comunità, perché avere la segreteria aperta ogni giorno 8 ore, poi dipende dalle necessità anche di più, che fa che è un servizio anche di supporto sia alle nostre sezioni nell'organizzazione delle varie manifestazioni, ma anche per tutto quello che è la parte amministrativa e burocratica di una comunità, è un grande, diciamo, pregio della nostra comunità, ed è un bel segnale politico della città di Umago nei confronti della comunità umaghese.
Più dettagli e informazioni potrete scoprire nella trasmissione Comunità, in onda sabato alle 16.30. Con questo siamo arrivati alla fine del TG. Grazie per l'attenzione e buona serata.